Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Mi vedete vestita uguale ad un altro, ma ho un po' di tempo, quindi non fateci caso. Allora, mi avete richiesto, io nello scorso video ho chiesto se vi interessava il video sui 500 euro di Renzi, quindi ve ne parlo un po'. Allora, per chi non si fosse ancora iscritto del mio anno, quindi del 98, ha ancora tempo fino al 30 giugno perché hanno posticipato la data della scadenza, quindi siete ancora in tempo, non vi preoccupate. Chi fosse del 99 può iscriversi quest'anno perché compirà gli anni e appena ha fatto 18 anni potrà iscriversi, quindi chi è nato a dicembre può farlo appena ha fatto gli anni a dicembre, però chi l'ha fatto per esempio adesso a gennaio li può fare, lo può già attivare, quindi può servire anche a loro. E a chi non si è iscritto, come fare? Partiamo subito dall'inizio. Allora, io mi sono iscritta a gennaio, perché naturalmente mi ero iscritta, ho fatto tutto, però cambiando telefono avevo perso il codice che ti arriva per messaggio e quindi ho dovuto rifare da capo. Quindi lo so fare benissimo perché l'ho fatto due volte. Allora, potete appoggiarvi a varie cose, io mi sono appoggiata alle poste perché è la maniera più semplice. Allora, non fate caso al mio fratello che fa casino di sotto. Allora, io mi sono appoggiata alle poste. Allora, dovete andare intanto sul sito delle poste. Io vi spiego per le poste perché l'ho fatto alle poste e è la cosa più semplice. Poi, se volete farlo con altre cose, potete farlo. Io sono andata nel sito delle poste, mi sono iscritta al sito delle poste con un account e tutto così, e poi appena ho fatto l'account sono andato nel mio profilo e ho fatto crea speed sul sito. Se riesco a farvi delle foto nei passaggi sarebbe meglio, comunque mentre guardate questo video potete fare passaggi. Allora fate su accedi con speed e create un account per lo speed, c'è proprio scritto. Appena avete creato questo avete già un account speed. Allora, per iscrivervi all'account speed dovete fare vari passaggi, dare tutti i vostri dati e fare lo scanner del codice fiscale davanti e retro e caricare l'immagine. Se non ve la fa fare non vi preoccupate, andate alle poste, vi arriverà un messaggio appena vi siete iscritti a questo speed con un codice 7 qualcosa, insomma vari numeri, anche se non c'è 7, comunque parecchi dei miei c'erano 7 cose così. Andate alle poste, date questo codice, loro controllano l'account se è attivato benissimo, vi chiedono il codice fiscale che fanno lo scanner avanti e retro anche della carta d'identità. E poi il passaggio, il pezzo grande diciamo è stato effettuato, però a voi non vi interessa questo, tra virgolette, sì, vi interessa, però vi interessa di più come dovranno essere spesi questi maledetti soldi. Diciamo che secondo me è un po' una fregatura, perché possono essere spesi solo dove vogliono loro e quando vogliono loro. Quindi diciamo che è un po' una fregatura, però visto che ci hanno dato qualcosa per i giovani, utilizziamoli finalmente. Quindi, appena avete fatto tutto, avrete questo codice, dovete entrare per il vostro speed, mi raccomando non dimenticatelo. Quando avrete il vostro username e la password vostra per lo speed, andate su 18 app, che è un sito, adesso lo faccio con voi così capirete meglio. Dovete basta che andate semplicemente su Safari e cliccate 18 app, semplicemente. Ed è questa pagina, vi apparrà questa pagina iniziale, spero riuscite a vedere qualcosa. Ok, voi dovete cliccare qua su entra con speed, io entro, e dopo vi chiede, questi sono i tipi di cose che voi potete riutilizzare per iscrivervi, ok? Io sono con le poste, quindi cliccherò su le poste. Io inserisco il mio utente, la mia password, entra con speed. E sotto vi chiede, inviamo un codice con SMS o notifica, ok? Vi chiederà questo, io faccio sempre su SMS perché è molto più veloce. Mi arriva il messaggio, ok? La pagina, che è il mio portafoglio, si chiama, ok? Ciao Clarissa. E mi dice, i buoni spesi, da spendere magari che sono in sospeso che avete fatto prima, e
quanti soldi mi sono rimasti. Io ne sono rimasti 356,21 centesimi. Allora, vi spiego. Allora, quando voi andate su questa app, ci sono questi tre puntini, questi tre trattini, ci cliccate. Se volete creare un buono, cliccate su crea buono, ok? Oppure potete insomma, cioè, come funziona il mio portafoglio, buoni da spendere, buoni già spesi, dove spendere i buoni, il mio profilo, domande frequenti. Io vi faccio vedere con voi, creo questo buono. Potete comprare sia fisicamente che online, ok? Io ho provato su Amazon e è un passaggio un po' più lento, diciamo così, perché se cliccate online vi apparrà i siti che voi potete utilizzare per comprare queste cose. Poi, se invece volete comprare fisicamente, vi conviene fare il buono direttamente quando siete lì, anche perché non sapete quanto è l'importo, però comunque potete annullarli i buoni, e, anche se, cioè, se ne accorgono che non l'avete spesi, e potete annullare e rifarli, comunque sarebbe meglio farli direttamente al negozio. Io sono andata, per esempio, per chiedere le mie parti, dall'Edison, vi faccio vedere anche i libri che ho comprato. Sono andata da Edison, credo si chiami Edison, sì, o all'Edison. Edison, sì, alla libreria, e perché sapevo che Edison aderiva a questa cosa. Come fate a sapere quali aderiscono a questa cosa? Allora, basta che voi cliccate sempre sui tre puntini dove spendere i buoni nella sezione, ok? Io vado su fisico, clicco sempre, libri, e sotto mi dice quale indirizzo o comune. Per esempio, io vado sul comune di Arezzo perché ce ne sono di più, semplicemente. Vado su Arezzo, cerca. E sotto mi dà tutti i negozi, le librerie che aderiscono per in quella sezione che ho scelto, che aderiscono a questi buoni, ok? E io sapevo che Edison aderiva a questa cosa, quindi sono andata all'Edison e ho preso questa cosa, questi libri, e credo di essermi spiegata. Comunque potete utilizzarli anche per andare al cinema. Io vado al cinema normalmente, e qua, ecco, per esempio qui mi dice il mio portafoglio le cose che ho speso 5,90 euro per andare al cinema, 80 euro per dei libri, 5,90 euro per andare al cinema, e basta. Questa, sono andata al cinema una volta sola, e poi ho preso questi libri. E adesso vi faccio vedere i libri che ho acquistato. Se avete bisogno di qualche altra domanda, ditemelo pure. E intanto vi faccio vedere i libri. Per chi facesse moda, forse gli può interessare. Chi è che non fa moda, potete skippare e andate in un altro video. E vi saluto con un bacio grande. Per chi fosse interessato, continui a vedere questo video. Allora, vi faccio vedere prima i due libri che ho acquistato da Amazon. Allora, sono stata contenta perché mi sono arrivati il giorno dopo praticamente, ma non sono tanto contenta perché io sono fissata con i libri sgualciti e mi è arrivato il libro con una piegatura che voi non vedete, forse la vedrò solo io anche nella realtà, ma sono un po' fissata. Allora, uno dei libri, allora, l'ho preso a libro chiuso, come diciamo così, però questo libro ce l'aveva la mia professoressa, quindi sapevo già com'era, quindi l'ho preso proprio per questo, e questo è costato 23 perché era in offerta. Comunque, questo qui. Allora, vi do una scorsa. Questi sono tutti i figurini, come disegnare, insomma, cose lunghe. Comunque è molto bello come libro, cioè per chi è che gli piace moda, questo penso sia uno dei libri più adatti, diciamo così, perché c'è tantissime cose, qua c'è la mia professoressa. Quindi l'altro libro è questo qui, questo non sapevo per niente come era fatto, sono andata proprio a fiducia e ho preso questo qui che si chiama La tecnica dei modelli donna e uomo volume 2. Questo qui all'interno ha abiti, giacche, gilet, tute intimo e corsetteria. A livello di basi questo. Potete vedere qui, ci sono proprio le basi. Come crearle, di modelli particolari e cose così. Vedete, abiti da sera, uomo. Insomma, questi qui sono per la modellistica. Questo costava 28 anche, e questo l'ho pagato, mi sembra, 24, 25, giù di lì, non di più. All'Edison ho preso
Ciao a tutti, scusate per l'intrusione in questo video che sono in maniera diversa, ma mi sono dimenticata di farvi vedere due libri e uno l'ho comprato adesso, quindi vi faccio vedere questi tre nuovi libri. Allora, questo è un libro sempre di Silhouette che però cambierò perché ho visto che ce n'è un altro molto meglio rispetto a questo, perché questo è più stilizzato a livello di disegni. Guardate, faccio da più vicino. Questo contiene, però a chi interessasse comunque, questo contiene donne, uomini, vari esempi, e i bambini dagli 0 ai 10-12 anni, insomma. Ci sono vari tipi di bambini, anche un pochino più grandetti. E questo è costato 25. L'ho preso sempre all'Edison. All'Edison ho preso anche questo, che si chiama Marketing della moda e dei prodotti, Lifestyle, ed è questo qui. Questo qui costava 12 euro, è piccolino, e c'è, insomma, spiega tutto, com'è, dal lusso, insomma, le varie storie. Un nuovo libro che adesso sto per registrare, il primo episodio di questa serie, che spero che vi piaccia, io mi divertirò un sacco perché sono una persona molto precisa e ordinata e quindi sono un po' in crisi. Già la prima pagina che ho fatto mi veniva l'ansia perché non sono così. Allora, questo l'ho preso alla Mondadori, sempre ad Arezzo, all'Edison non l'ho trovato. Questo si chiama Distruggi questo diario, cioè è bellissimo, io l'ho visto da una ragazza, però l'edizione vecchia del diario, perché questo c'è la versione sia così che... Questo ha due versioni, questa un po' più grande e quella tascabile da portare dietro, che ha la stessa copertina del modello vecchio. Questo è ancora più idee per distruggere questo diario. Questa è una versione grande e può essere anche regalato da A ed è veramente fantastico. Questo in fondo c'è scritto, per farvi capire un po', per chi non lo sapesse: avvolgi questo diario con il nastro adesivo e spediscilo a te stesso. Fantastico. Comunque, per chi non lo conoscesse, io l'ho conosciuto da una ragazza americana, cioè italiana, che però vive in America e fa i video in tre lingue, che io infatti l'ammiro tantissimo perché non ci riuscirei mai a farlo, e si chiama Roxy. Vi lascio il link del suo canale qua sotto, così magari andate a vedere anche la sua serie di questi video. Ripeto, spero che vi piaccia e non vi spoilerò niente perché vi mando al video che caricherò su questa nuova serie e spero vi piaccia tanto. E niente, vi lascio al video e all'altra me. Allora, faccio vedere prima questo, che è, noi a scuola abbiamo dei libri simili, cioè l'edizione vecchia di questo libro in miniatura, e a scuola ci sono tre volumi alti così e questo li racchiude tutti. Allora, si chiama Fashion Now, anche questo l'ho preso su Amazon, già è vero? No? No, l'ho preso all'Edison, però era tutto impacchettato, anche questo è andato a scatola chiusa, sono andata in tuyo, speravo fosse in quella maniera. E questa era un'offerta, invece, che mi sembra una ventina d'euro, credo. Insomma, invece che una ventina d'euro l'ho pagato 9 euro. Allora, questo qui al suo interno ha praticamente, ora ve ne faccio vedere uno magari conosciuto, ha i nuovi stilisti e la loro storia. In tre lingue scritto, ecco, Moschino, facciamo un esempio, Moschino, me lo conoscete, al suo interno ha in tre lingue la sua storia e alcune foto di alcuni capi famosi, insomma, quasi così, è molto pieno di figure e queste descrizioni, e vi possono servire per delle ricerche, cose così. I libri sono sempre più affidabili di internet. Poi un'altra cosa che mi affascina tantissimo è, ho sciolto il singhiozzo, un'altra cosa che mi affascina tantissimo è il moulage. Lo abbiamo provato a scuola e è bellissimo. Per chi non lo sapesse, andate a guardarvi su internet che cos'è, perché è veramente bellissimo. Allora, questo è un libro sul moulage, quindi creare abiti direttamente sul manichino. Praticamente la traduzione sarebbe molto semplicemente questa. E questo insegna a fare le basi del vestito sul manichino, quindi è praticamente bellissimo. Ora vi faccio vedere una cosa, magari che si capisce bene. Ecco, per farvi intendere. Loro ti dicono le misure, per esempio, una cosa semplice, le misure di questo triangolo, di questo quadrato,
dove fare i segni e dove appoggiare la stoffa per creare un abito e dove fare le pence. Ci sono tante foto, è molto illustrativo, diciamo così, cioè guardate, sono tutte le foto, dei passaggi, la descrizione, in italiano, ovviamente, non è straniero. E devo dire che è fatto veramente bene. Sì, le basi servono, ma quando per esempio non abbiamo tempo, per esempio questa gonna qui, come fare questi quadrati, insomma è molto molto bello e questo è costato 35. E niente, spero che il video vi sia stato utile, fatemi tutte le domande che avete, di cui avete bisogno qua sotto. Se vi è piaciuto mettete un pollice in su, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!